perché abbiamo live. Noi quindi però andiamo. Sì, andiamo convinti. Ma raga, non è questione di nazismo e dettare legge, è che il posto deve chiudere, non possono tenere aperto di più e quindi ci sono un po' di problemi. Non ci aspettavamo così tanta gente, eccetera. Sì, davvero. Sì, stiamo ma anche soltanto comunque. Fino all'altro ieri dovevamo essere. I nomi sono al contrario. Strano. Fino all'altro ieri. Vabbè. Cioè, Mago pensavo fosse rimasto lì. Anche proprio fino all'altro ieri dovevamo essere 30. Stamattina 40 persone. Eh sì. Hanno già giocato loro due? Sempre GTD 3? Non ho idea. Sì. No, lo sono con certezza. Okay. Dei match molto belli. Veloci o no? Non mi ricordo, però ci sono state cose hype, quindi magari erano veloci. Ok, ci sta. Beh, immagino. Penso a sperare che la gente muoia a 60. Sì, un pochino sì. Io ho detto, il Mac è aperto fino a luna. Io voglio vedere un up smash di Lucas. Soprattutto ora che so che niente non me lo cambia. Sì, lo vorrei vedere su Smash. Perché su Smash? Che si in più basso. Un sacco più tono. Poi tipo... Forza, andate a giocare. Sì. Oh, bella questo backer. Nice backer. Nice backer. Boh, non ho idea. Non lo sappiamo, non vediamo. Non lo sappiamo. Ma penso che adesso siamo intorno ai 50.000 viewers. Sì, mi pare 27 milioni. 27. Ok, ok. Sì. Cioè, siamo lì con Ninja. No, Ninja non è più su Twitch. Cazzo, no, me no. Ne frega di Ninja. Cioè, Fortnite, bel gioco. Insomma. 50.000 in chat. Esatto. No, la chat è abbastanza attiva. Non è vero. Ai. Senti, allora. Okay, tu qua puoi scorrere. Sì, forza, sì, okay. Sì. Ma sì che lo commentiamo. Non mi rompere. Ok. Tossico, tossicissimo. No, Ale è tossico, non io. Vaffanculo. Non solo ti dice di commentare, ma poi ti distrae anche, sì, dal commentare. Sì, è tossico, cioè... tossico di lui. Ok. Ok, punisce. Punish, sì. Sì. Madonna. Down throw, Nair. Fair, adesso dico tutte le mosse come commentatori scarsi. Come me. Oddio, che brutto. Culo, de porca troia, però. Sì. Proprio anticlimatico, perché c'hai anche l'heat lag lì. Mm-hmm. Se lo mangia, no, non se lo mangia. Non era buono. Ma ha fatto indigestione. Mangiato porcini. Non erano buoni. Le cozze. Surgelati scaduti. Ok, adesso è una situazione. Smetti di fare il coglione. Ma senti. Madonna, gli hanno fatto 6 a pair. Ha recuperato tutto, è passato in vantaggio addirittura. Di poco, ma. Di poco. Si aspetta Ok, si pende con la tether, ma. Solito ledge trap di Mago, che è uno dei suoi punti più forti. Devi imparare un po'. Sì, devi essere abituato. C'è la kill. Gordo, sì, ok. Gordo, siamo 1-0. Un match abbastanza veloce. Ci sta. Sì, più o meno. 420. Finito 420. Wow. Nice. Quanto è cattivo di lì? Nice. Ok, hanno fatto velocissimi, non passano nemmeno ai pregame. DDD? Sì, 10-2 invece di DDD. Che fa il nazista. È nazista, sì, 10-2, ma fa bene, fa bene. Che abbiamo Kalos.
Non sei buono per campare. Siamo in ritardo. Silenzio. Sì, sì, lo so. Dobbiamo commentare. Ma quando mai un torneo non è in ritardo? Ma infatti. Sono sempre. Perché Smash e Monte fanno in orario, anzi, finiscono alle 5 e mezza e ci capiamo. Vabbè, quando siamo in 15, grazie. No, 26. No. Quando abbiamo finito alle 5 e mezza eravamo in 15. 17. 17. 17, controllo. Fair. Oh mio Dio, che belle conversioni. Ha fatto star spot Nair Fair. Sì. Fa un sacco. Ma non so, ma Azriel ha giocato con Logix, eccetera. Forse poco. Non lo so, non mi ricordo. Rip Logix. Sì. Ovunque tu sia. Ti portiamo nel cuore. Rip Gyro. Ovunque tu sia. Ovunque tu sia, Gyro. Ti odiamo, sei un bastardo. Wow. Sei d'accordo? Sì, sì. Forse non lo so, è che il matchup con Dio devi conoscere. Nel sì. senso che è tanto tanto difficile adattarsi on the spot a un personaggio così diverso dal solito, perché è molto atipico in realtà. Però per carità. Sta facendo un buon lavoro, ecco. Mago si sta molto adattando bene ai salti, infatti gli ha letto il salto, l'ha killato sì. così. Bella, c'è fatto una read interessante. Diciamo che Mago ha un po' più di esperienza. Sì. Dico, non nel matchup, ma proprio come smash, come player. Azriel manca proprio un po' quello. Mm-hmm. Purtroppo non è mai uscito dal Piemonte, quindi. Conoscere matchup. Cioè, nella sua vita non è mai uscito dal Piemonte. Nella sua vita non è mai uscito dal Piemonte. Minchia, che storia. Quindi è difficile imparare ad adattarsi facilmente a matchup che non conosce. Certo. Però non sono sicuro. Forse ha giocato contro Logix. Anzi, sì, che ha giocato contro Logix. Ma in realtà non è che stia giocando male. No, non sta giocando male. Il primo game è finito abbastanza easy. Non c'erano differenze così, non era one-sided assolutamente. No, assolutamente. Ok. Pick and Fire che... A caso. Questi Gordo, sono davvero... Mi piace un sacco fare quella cosa off stage e prende la stock. Però va preso anche abbastanza danni. Quindi... Però boh, io la chiamerei la Azriel. Sì, sì, sì. Neutral B off stage. Neutral B off stage... Così cattivissimo. Gordo viene lanciato. Bella spike. Ah, peccato per quel side B. Non so come sia questo matchup. Immagino che sia vantaggio di Lucas. Io a vederlo così lo vedo un po' volatile. Cioè lo è per forza. Lo è. Però in realtà no, torna, ok, torna, si salva. Torna. Ok. Wow. Ha fatto perde anche da... Sage Control. Sì. Questa... Da un tilt. Gordo. Kill, bellissimo. Mamma mia, Mago, che... Sfrutta bene l'hitlag del Gordo. Che giocatore, veramente. Ci vorrei giocare un po'. Non ci ho mai giocato con Mago. Fai, tornei. No, quello è meglio. Hai giocato con Mago? Sì. Ti ha spaccato? Con King K. Rool no. Chi lo usava, lui o tu? Lui. Ah, ok. Oh, ha tenuto una read, ma... No, però ovviamente Mago è no. player sì. allucinante. Sì, 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 infatti. Io, cioè, lo stimo davvero per il fatto che riesca a tenere... I nervi saldi, sempre. Ma non solo i nervi saldi, ma... Gioca un low tier. Sì. Low mid comunque su quello siamo d'accordo tutti quanti. Ottenere questi risultati soprattutto contro la gente con cui gioco. Mm. Perché a Milano comunque la scena è piena di top tier. Molto bello, ha cercato. Stava aspettando che droppasse lo scudo, ma non l'ha droppato. Ok, adesso è morto. No. Ma l'altro non avrebbe killato a 170. Oh, pericoloso! Non lo so, forse non se la sentiva di stellare. Forse. Però è anche vero che le blast non sono vicine. Sì, 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 sì. E il ceiling invece no, quindi... Sì, Azriel è molto bravo. Azriel c'è da parte della community, è molto bravo. Lucas è un personaggio anche complesso da utilizzare comunque. Sì. Molto, molto, davvero molto tecnico, sì, più di quanto si sente. Sì, sì. È anche parecchio stronzo. Mm. Una bella run, comunque top 3 sì. o di più.
quindi cioè, ancora clip non molto hype. Sì, non, purtroppo non è mai uscito al Piemonte. Secondo me dovrebbe farlo perché può fare davvero risultati ottimi. Certo. Comunque adesso è un vantaggio. Madonna, bello, bellissimo. Dair a tilt. Cioè, ancora cercato questa opzione. No, questi fan è un po'. Ah, la piattaforma che lo salva a legge. Ci buttano fuori, niente che fare. O facciamo 50-50. Cavoli, cavoli. 40-40-20. Una percentuale davvero alta al gordo. 40-40. Non so se faccio un po' conto. Chi? Se a Twitter. Non penso. È morto. No. Sarebbe stato provare lì, magari. Sì. Una, ma non, magari non. Non quello, ma cercavi la DI trap. Gelo! Gelo, stacca io. Scusate, Pugno duro. Sì. Madonna, 184, basta davvero niente, basta davvero niente. Magari non dall'altra parte. Devo dire che penso che Mago sia veramente comfortable in queste situazioni. Dice, ok, sono a 190, sono DDD, chi se ne frega. Cioè, essere comfortable a 190 comunque complimenti. Cioè, oddio! Non dico palle d'acciaio, ma di carbonio, sì. Carbonio, carbonio, cioè. Che è morto. È morto, sì, sì, sì. Back throw qua prende. Complimenti, Azriel. Prende un game a un giocatore come un game mago. Ha un PR nazionale. Madonna, niente male. Niente male davvero. Che livello. Poi vediamo. Iniziamo a giocare. È una merda. No. Veramente una merda. Iniziamo a giocare. Cioè, poi vediamo come. Poi andiamo a casa di qualcuno. Ma no. È lui che dovrebbe giocare. 1-1. Match bello. Molto. Ti prende. Perché Mago claccia fino a lui. Cioè, è normale che un heavy sopravviva a percentuali alte, ma 200 è morto a 200. Sì, 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 sì. Contro un PG. Vabbè, che non ma ha. Mago è tutto il giorno che muore a quelle percentuali. Sì, eh. Sì, sì, sì. Cioè quindi comunque devi avere una fermezza mentale per rimanere calmo a quelle percentuali, sì. Perché è davvero uno sputo di. Però è anche vero che è molto facile per l'avversario spazientirsi a quelle percentuali, perché perché non sta morendo, sta certo, posa. Ma infatti è, sta proprio lì la bravura nel, certo. Nel tu rimani calmo, l'altro cerca la kill spesso. Madonna, ok, però fa mette tanto parecchia danno, percentuale, esatto, sì. Sì. Anche se sfrutta una punti di uno stage. Ma in realtà ci sta, i Gordo funzionano meglio. Sì, sì, sì. Quindi anche perché prima ho visto che su Kalos spesso la piattaforma comunque alleggia. Qualche volta il Gordo si bloccava sopra, quindi gli bloccava un po' di frame trap. Torna in maniera molto intelligentemente sì, on stage Adriel, ma stanno entrambi cercando di leggere un sacco di cose, tipo leggono di continuo i salti l'uno dell'altro, sì. E si creano delle interazioni molto fighe, molto complesse anche per una partita a scacchi per il momento, anche perché nessuno ha delle combo allucinanti dei due, si basano tutti molto sulle read, sì. Sul neutral, quindi è un mi fa scassare, okay. Vedete che caga il gordo. Eh sì. Quando lo lanciano in aria. Quindi abbiamo una stock di vantaggio da parte di Mago che finisce immediatamente, nemmeno a dirlo. Molto forti queste grab. Sono veramente buone. Sì. Ok, dall'inhale fa un sacco di danno, un'ottima conversion. L'ho visto spesso, comunque, abbastanza spesso usare l'inhale a suo vantaggio per fare conditioning proprio. Sì. È molto bravo in quello. Ok, ancora un'altra backdrop. Down throw, grab, cioè il pari ma veramente breve.
Ok, bella ritma al sore spot dell'app Smash. Quindi abbiamo un DDD a kill percent. Che kill percent però non così sempre, è sempre a peccato per quel backhand. Diciamo che un fair vicino alla Blaston sicuramente killa. Sì, ma anche direttamente è le grab. Invece no. Avrei detto di sì, invece no. Ok. No, cosa? No, non ha... Io giuro che non ho capito, l'ho visto rimbalzare sì, al contrario. Sì, cioè, aveva un milione di anni di lag dopo quella mossa e Azriel aveva lo stop. Però lo ha buttato. Peccato. Mamma mia, complimenti, che empty jump. Oh, ok. Quello è il momento in cui il Gordo è il più pericoloso perché fa ste cose contro PG che non hanno però recovery ottime. Sì, però riesce a guadagnare il ledge. Okay, prende lo stop. Prende lo stop. Okay, l'abbiamo uscito su la screen a 180 comunque. Perché con la velocità con cui l'ha mandato. Certo, poi diciamo che hai anche la cosa della DI trap. Che... Vedi, ha di nuovo letto il salto con una piazzata l'up smash. Grande bravura da Mago a riconoscere queste situazioni. Ci vuole anche una ottima fermezza mentale. Vediamo delle early combos da parte di Lucas. Che adesso si becca questo Gordo un po'. Sì. E se non l'avesse colpito col Nair. Ah, situazione difficile per entrambi in realtà. Più per Lucas. Sì, chiaro. La percentuale è, diciamo che tradisce. Oh, ok, lo sapevo che l'aveva cercata. Lucas ha già block. Penso forse col down tilt. Cioè, abbastanza veloce. Sono quasi sicuro che abbia. Non so come faccio a setupare. Ok. Però dovrebbe averne. Credo. Troppo okay. Presto, mamma mia. Manca il punish. Complimenti, è rimasto proprio. Sì. Appena fuori dal down smash. Ecco qua. Ok. Killa. Un po' di spoiler dal. Non so da dove. Ah, da sotto. No. Da dove è che esce? Dal PC? Cioè, non lo so, io non so dove si mai esattamente. Siamo 2-1 in questa loser final. Che comunque, cioè, non si può neanche dire che uno si sia adattato l'altro. No, chiaro. Sono tre match usciti tutti quanti molto even. Sì. Molto even, cioè, Mago è morto a 200%, sì. Adler comunque è morto a 130%, che per Lucas è una percentuale alta. Vediamo se riuscirà a portare Mago a Game 5, che comunque sarebbe un achievement niente male per un giocatore sì, comunque sì. Molto, molto nuovo nella scena. Ok, piazza il solito down throw fair che fa quasi 30%. Bella Perry, cerca di avere ancora questi nail, lo mette in una brutta posizione off stage. Bravo a riconoscere a fare anti-air con la tilt. Mago a legge davvero. Sì, Mago a legge fa paurissimo. Cioè, cerco di guardare e dire, ok, cosa potrebbe fare anzi in questa situazione? Davvero. È poco, difficile, davvero puoi poco. Fare l'air dodge on stage, però si posiziona molto bene, sì, ti copre qualsiasi movimento col Gordo, è davvero l'unica è proprio aspettare. Puoi contestare anche con qualche hitbox, puoi provarci, tipo ogni tanto l'ha fatto anche col neutral sì, D se non sì, erro, sì, però del genere. È molto rischioso, sì, devi contare più sul fatto che Mago sbagli e Mago sbaglia poco. Carino questo pick and freeze, però un po' a se stesso. Comunque è assurdo come cioè stia mantenendo comunque una situazione sempre di pareggio. Sì. Non... Nessuno dei due player è mai crollato. No, esatto. Per il momento. Per sono il momento, ovviamente. Close. E tre game sono stati close. Sì, si scambiano stock molto vicine tra loro. Ho notato che sicuramente Lucas Azriel muore molto spesso dai Gord off stage. Sì.
Quindi purtroppo c'è cioè, quel la recovery non è... No, wow. Certo, è quella che... Ok, up throw che okay, ancora forse non kill. Avrebbe... forse prima aveva la rage. Prima aveva la rage. Vediamo, ok. Prova ad aspettare il double smash. Sì. Mette del danno. Mm-hmm. Fa comodo. Insomma, adesso... Adesso sicuramente killerà con una presa, ma la situazione adesso ha preso un sacco di danno. Per... Sì, ha preso tantissimo danno e sta diventando sempre più complesso trovare la stock, wow. Eccetera. Una delle poche situazioni di vero vantaggio. Mm-hmm. Bel parry, che però non... Ok, c'è la grab. Non l'avevo manco vista praticamente. Sì, è successo tutto velocissimo. Quella grab è uscita velocissimo. Che frisca. Sputa il gordo. Boh. Ha tentato di nuovo quel guard of stage. Posizionato estremamente bene, ma stavolta Atrial, cioè sta iniziando ad essere preparato a livello di movimento. Sì. Per aspettare. Sì, comunque la recovery non è male, ma ecco di nuovo salto, snipata! Wow. Mamma mia, mago. Quella è anche proprio una lettura perché l'inail non esce così in fretta. Sì. Quella è esattamente quello che voleva fare, come lo voleva fare. Esatto. Cavoli, sti colpi se li beccava anche molto prima con Ellen. Sì. Con l'Arfire. Però sì, diciamo che Lucas gli angoli un po' più stronzi sono quelli che vanno oltre la diagonale, quindi in orizzontale, in verticale, recuperare è un po' più complicato. Vediamo se... però mi sento di dire che diciamo che DD non è propriamente a Cooper Cent. No. Quindi diventa un po' difficile ora. Sì, però... Aia, situazione brutta adesso. Sì, allora, vedi questi sempre questi guardo posizionati benissimo davanti. Morto. No, non torna. Non torna mai. Complimentissimi a Mago, che giocatore. Sì, anche ad Azzi. Sì, a tutti e due. Ce la facciamo, abbiamo 20 minuti. Abbiamo 10. No, 4, tranquillo, sono 55. Sono 58. Sì. Ah, abbiamo un quarto d'ora, raga.